Ma lei ha sentito niente? No, no, io sono solamente perché guarda qua l'ufficio. Poi specialmente è stato mercoledì pomeriggio. Noi eravamo tutti sopra. Abbiamo sentito un pochettino di confusione, però non sappiamo niente completamente. Qualche cosa la posso fare il portiere custode perché so che lui ha assistito a tutto. Ma lei cosa hanno raccontato? No, a noi niente, perché guarda, a me non me ne frega niente. No, dico il fatto che la signora dice che ha dato un calcio. Questo l'ha detto il portiere custode. Lui ha detto, dice, perché poi giustamente poi lo sa, dice anche no, dice, ci fu una signora, la cognata, cioè pareva a Dallas come diceva lui, poi le altre cose lo posso sapere lui e se c'è Giuseppina se la trova. Quindi praticamente il matrimonio si doveva svolgere qua, diciamo. Sì, sì. O qua o là dietro le palme. Mentre la lite è stata. La lite è stata là davanti a me, quella che hanno detto. Ho sentito gridare e mi sono affacciata e ho visto che c'era questa rissa tra parenti degli sposi, per dire. Più di questo non è che. È il motivo? No, posso non dire. Completamente. Ma dice che ci sono state proprio botte, diciamo, tipo. Sì, spintonate, ma hanno detto proprio spintonate. Insomma. La sposa ha preso il bouquet. La. Ho sentito. Io non l'ho visto. Ma mi hanno detto che l'ha tirato addosso a un'altra. Una parente dello sposo, praticamente. Ho capito. E questo quando è successo? Il mercoledì pomeriggio, penso verso le 4:30. Questo ero qua. Poi, il matrimonio non si è fatto più. Se ne sono andati tutti via. Grida cosa. Però sa che dice che si era portata. Ed è stata invitata l'ex di. Del. Ma hanno detto pure cose. Quindi era stata invitata l'ex del. L'ex di lui, sì. Sì. Ho capito, e quindi è successo tutto questo? Sì, penso che sarà stato per questo. Non è successo mai? No, di solito tutto abbastanza tranquillo.